Tutta cronaca per le breaking news di Teletruria, ben ritrovati. Partiamo purtroppo con la ennesima tragedia sulla regionale 71. È avvenuto ieri sera uno scontro frontale a Giovi in cui hanno perso la vita marito e moglie, i coniugi Bonini di Capolona, 59 anni lui, 57 anni lei. È successo appunto ieri sera, nella vettura con la quale si sono scontrati viaggiavano due ventenni che sono rimaste ferite. È intervenuta anche l'ENPA per soccorrere il cane che viaggiava con i coniugi Bonini. Il comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Poponcini, parla di un tratto ad altissima mortalità, quello che va da Giovi a Marcena, mentre il comitato SR 71 più sicura chiede interventi per la sicurezza. Ancora cronaca con un nuovo assalto in villa. È successo ieri sera ad Arezzo sulla collina di Santa Maria delle Grazie. Un commando di tre persone con evidente accento dell'est è entrato appunto in questa villa dove c'erano anche i proprietari di casa, ottantenni, e la figlia cinquantenne. Li hanno immobilizzati e hanno preso la cassaforte, un valore, una stima di bottino, si parla di 150-200 mila euro, e poi si sono dati alla fuga. Naturalmente sono in corso le indagini. E poi torniamo ancora sull'omicidio di San Polo. È stata fissata l'udienza di convalida per lunedì prossimo 9 gennaio alle 12 di fronte alla GIP Giulia Soldini. Questo fatto ha avuto un'ampia eco mediatica anche in Albania e intanto sono stati nominati gli avvocati dell'Aretino. Si tratta di Marzia Lelli e dell'avvocato Melani Graverini. Questa mattina l'incontro in carcere e la difesa punterà sulla legittima difesa. Indagano i carabinieri coordinati dal PM Laura Taddei. E con questo è davvero tutto per le nostre breaking news. Per approfondire, teletruria.it, pure le nostre pagine social.